Allora, buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti, benvenuti a questa presentazione, a questo video che facciamo ormai da qualche puntata di Quantica Partner Connect, che è un format che prevede di incontrare diversi nostri partner storici e approfondire un po' in anteprima i temi che verranno trattati in un webinar di prossima realizzazione. Ecco, questo video si riferisce al webinar del 24 di settembre, i cui riferimenti troverete poi tutti nei commenti su LinkedIn, in giro un po' per il web. E con noi oggi ci sono Lorenzo Tagliaferri e Giuseppe Porcelli, rispettivamente di Snowflake e AWS, che quest'ultimo è un po' il partner che ci guida negli ultimi Partner Connect che abbiamo fatto. Io mi presento, sono Fabio Moretti, lavoro in Quantica come responsabile coordinatore del Data Analytics e delle tecnologie di Machine Learning. E lascio la parola a Lorenzo se si vuole presentare anche lui. Certo, grazie Fabio, buongiorno a tutti, grazie anche a Quantica. Io sono Lorenzo Tagliaferri e sono il referente di prevendita per Snowflake per l'Italia. Giuseppe Porcelli, sono Principal Machine Learning Specialist Solutions Architect in Amazon Web Services. Mi occupo, ecco, di Machine Learning in EMEA, aiuto i nostri clienti ad implementare soluzioni che utilizzano i servizi di Machine Learning dello stack di Machine Learning AWS. Ecco, oggi insieme a Lorenzo e Giuseppe vogliamo un po' parlare di, non di machine learning inteso in senso, diciamo, più duro del termine, ma di MLOps, di auto machine learning, cioè quei modelli deployati in maniera automatica che stanno raggiungendo un grado di indipendenza, un grado di soddisfazione da parte del business molto avanzato in quest'ultimo periodo. Chiederei a Giuseppe un po' di introdurre AWS SageMaker, che ormai, diciamo, gli esperti e i dedicati del settore conoscono molto bene, e di declinarlo un po' sulla parte di AutoML. Certo, allora Amazon SageMaker è un servizio gestito che aiuta data scientist e sviluppatori a costruire, addestrare e distribuire modelli di machine learning, fornendo un set di funzionalità che sono state costruite da AWS appositamente per il machine learning. Mi piace pensare a SageMaker come se fosse, ecco, un servizio modulare, in realtà è un servizio modulare, i cui moduli implementano i vari step del processo di machine learning, dal data labeling all'utilizzo di notebook Jupyter gestiti, data processing, training, tuning degli hyperparameters, quindi per ottimizzare gli hyperparameters quando addestriamo i nostri modelli, esecuzione di inferenza real-time batch, come pure l'orchestrazione del processo di costruzione di modelli di machine learning, del workflow di machine learning e machine learning CICD. Ecco perché mi piace dire che SageMaker è MLOps ready, non soltanto perché fornisce una serie di funzionalità per indirizzare processi di machine learning, automazione e MLOps, ma anche perché la sua modularità ben lo predispone, ecco, per questo tipo di, come dire, automazione. Infatti SageMaker è, come dire, un servizio API-based, grazie al rendere disponibili queste funzionalità tramite API, abbiamo possibilità di integrare molto bene lo strumento anche all'interno di un ecosistema preesistente. Possiamo utilizzare sia SDK, diciamo SDK in vari linguaggi, come pure un SDK Python di alto livello per semplificare lo sviluppo, ma soprattutto dal punto di vista di sviluppo possiamo contare su SageMaker Studio, che è la prima IDE per il machine learning, che ci dà la possibilità di avere accesso, controllo e visibilità su tutte le varie fasi del processo di machine learning da un unico strumento. Quando parliamo invece di AutoML, nel mondo SageMaker dobbiamo, riferirci a SageMaker Autopilot. Anzitutto vorrei chiarire che quando parliamo di AutoML ci riferiamo alla possibilità di automatizzare i vari step del processo di costruzione di un modello di machine learning, senza richiedere l'intervento umano in ciascuno di essi. A volte si fa un po' confusione, no? Su cosa è effettivamente automated machine learning, ma questo è un po'
il modo in cui voglio introdurre questo concetto. L'obiettivo qual è? È rendere il machine learning più accessibile, accelerare lo sviluppo e, perché no, anche migliorare l'efficienza dei sistemi di machine learning. Ci sono in giro tanti benchmark che dimostrano, ecco, come data scientist con tanta esperienza abbiamo avuto difficoltà, ecco, a battere quello che alcune soluzioni di AutoML sono state in grado di fare. SageMaker Autopilot è una di queste so una soluzione AutoML che consente di costruire, addestrare e ottimizzare automaticamente i modelli di machine learning. L'idea è quella che andiamo a fornire il dataset, la variabile target su cui vogliamo fare inferenza, e Autopilot non farà altro che analizzare i dati, prepararli opportunamente, individuare gli algoritmi migliori da utilizzare, fare tuning degli hyperparametri in maniera automatica e dare come output quello che è l'elenco dei modelli ordinati rispetto ad una metrica di accuratezza che varierà chiaramente a seconda dello use case. E diciamo, al di là della semplicità di utilizzo, di come Autopilot, ecco, faciliti la costruzione dei modelli di machine learning, un aspetto interessante è che viene definita una soluzione di white box AutoML, ovvero riesce a darci visibilità di tutto quello che accade durante il processo. Infatti, Autopilot produce, diciamo, dei notebook che spiegano quello che il servizio, i vari step che il servizio ha svolto automaticamente. È interessante perché, diciamo, tali notebook no, non soltanto tornano utili, insomma, per avere visibilità effettivamente di quello che il servizio ha fatto rispetto ad una soluzione black box, ma anche possono essere visti come un punto di partenza, una baseline per ulteriori, diciamo, step di ottimizzazione ed analisi svolte magari da un data scientist. Grazie Giuseppe, tutto questo che ci hai detto in questi pochi minuti è già molto interessante perché l'MLOps è un po', diciamo, il punto più problematico del processo di analisi anche spinta, quindi anche col machine learning, anche con modelli di intelligenza artificiale che incontrano un po' tutte le aziende, tutti anche i nostri clienti. E quindi avere la possibilità di togliere tempo, diciamo così, o comunque risorse ad attività che sono a basso valore aggiunto e spostarle su attività più analitiche, anche grazie a quello che dicevi, questo modello white box è molto interessante. E Lorenzo, a te volevo chiedere appunto ovviamente di introdurre Snowflake, che anche questo è un prodotto che per gli addetti è molto noto, e visto che si parla di un DVH, Cloud Native, insomma, quindi non diciamo strettamente di un prodotto dedicato al machine learning, che cosa c'entra un po', insomma, Snowflake con SageMaker, con quello che ci ha appena detto Giuseppe? Certo, assolutamente, molto volentieri. Allora, in pratica, probabilmente, come diceva anche giustamente Fabio, avete già sentito parlare di Snowflake, magari anche per la sua IPO di settembre, che ha fatto un attimino lo scorso settembre, quindi già un anno fa, che ha fatto anche abbastanza, diciamo, rumors, no? All'interno del mondo del dato in generale. E sostanzialmente, diciamo, Snowflake, come va a portarsi, no? Come si può dire, sul mercato di quello che è poi la gestione del dato in generale, no? Come soluzione, ovviamente, dicevi giustamente, cloud native, quindi nata nel cloud e pensata nel cloud, per andare poi a sopperire quelle carenze e mancanze che ci sono, che c'erano fino a ieri, di diciamo, gestione di carichi di lavoro multipli all'interno di cosa? All'interno di un'azienda, no? Quindi laddove andiamo a parlare di workload di tipo più tradizionale, come può essere un data warehouse, fino ad arrivare, no, all'argomento di oggi, che poi è il webinar che faremo poi nel prossimo settembre, di gestione, diciamo, del machine learning piuttosto che analitiche molto più avanzate, no? La necessità di base qual è sempre? Quella di avere i dati in un unico punto, i dati non divisi in silos. Quindi capita spesso, no, che diciamo, in base poi ai sistemi sorgenti, purtroppo, ahimè, dovuta alla tecnologia poi sulla quale noi andiamo ad atterrare, no? Rimangono comunque i silos, no? Piuttosto che anche la difficoltà di andare a diciamo, preparare il dato,
questo caso parliamo, no, sempre di questo mondo del data science, per andare poi ad eseguire le nostre operazioni, fino ad arrivare, non da sottovalutare, il fatto di riuscire ad isolare questi workload come carichi di lavoro, no, per non, diciamo, andare a appesantire, no, certe funzionalità piuttosto che a discapito di altre, no? Quindi magari laddove io ho una condivisione del dato, che mi piace sempre chiamare questo concetto di master data fisico, no? Quindi una single source of truth, giusto per non andare a parlare di nomi particolarmente, anzi, opposto, di nomi in voga, no? Da questo punto di vista, Snowflake va ad operare, diciamo, in questi termini, no? In che modo lo fa? Molto semplicemente, si basa, quindi è un servizio a tutti gli effetti, nella quale, diciamo, alla base ci sta un RDBMS ANSI standard, che va poi a agevolare, in questo caso, giusto per tornare a bomba sul concetto del mondo, diciamo, del machine learning, tutto quello che è, diciamo, l'atto preparatorio, no, la creazione poi degli algoritmi, no? Quindi mi vengono in mente, ad esempio, come dicevo, la parte di collezionamento delle informazioni, la visualizzazione, piuttosto che proprio il preparare, no, l'informazione stessa, per poi generare diciamo, il valore aggiunto di quelli che sono poi gli algoritmi, piuttosto che le funzionalità definite poi con in questo caso SageMaker. Grazie, grazie mille Lorenzo. E quindi abbiamo un po' iniziato a scoprire che cosa, come si interfacciano Snowflake e SageMaker, come possono essere, diciamo così, fruiti i modelli, o meglio, gli output dei modelli e le API che lanciano, correggono i modelli anche all'interno di Snowflake. Praticamente conoscendo solo linguaggio SQL senza andare molto, molto oltre questo tipo di linguaggio. E chiedo a Giuseppe, abbiamo parlato prima di SageMaker, abbiamo parlato della modularità, quindi della varietà di tool che in generale AWS, in particolare SageMaker, mette a disposizione. Gli chiedo se ci può fare una sintesi, una panoramica generale delle funzionalità più recenti e più interessanti che sono state deployate su SageMaker. Sì, volentieri. Ecco, così come dicevo nell'introduzione, SageMaker è un servizio molto ricco e denso di funzionalità. Si vuole appunto cercare di indirizzare l'intero processo di machine learning tramite SageMaker, quindi dal data labeling sino al deployment, l'automazione, la CI/CD, la parte di MLOps, eccetera. Quindi potete immaginare che, ecco, diventa davvero complicato talvolta cercare di fare così un overview di SageMaker. Si tende più che altro, ecco, a magari partire dalle foundations, quindi da quella che è l'aspetto di building, training e deploying, deployment dei modelli, per poi, ecco, come dire, affiancare tutte le varie funzionalità che vengono in aiuto nei vari stage, nelle varie fasi del processo di machine learning. Diciamo che alcune novità recenti, beh, recenti, insomma, sono relative all'ultimo reInvent, quindi alla fine dello scorso anno, sono anzitutto la possibilità di utilizzare Data Wrangler. Abbiamo rilasciato questo servizio, si chiama Amazon SageMaker Data Wrangler, che consente di fare data exploration e data preparation con uno strumento visuale. Quindi ho la possibilità di accedere a una user interface che è integrata in SageMaker Studio, svolgere, importare un dataset, svolgere tutti gli step di data preparation, come pure di data analysis, e infine effettuare tutte le varie trasformazioni, e infine avere anche la possibilità di esportare tali step, quindi di quello che viene chiamato un data flow, quindi un flusso di data preparation, esportarlo in modo da eseguire poi un job di data processing su larga scala a partire da quelle trasformazioni. Quindi utilizzare le stesse trasformazioni che magari svolgiamo su un sample, su un dataset più piccolo all'interno di Data Wrangler, usare la stessa definizione delle trasformazioni per poi scalare sul nostro dataset più ampio. Abbiamo rilasciato anche Amazon SageMaker Feature Store, che è uno strumento che ci dà la possibilità di memorizzare e catalogare
le feature che produciamo come risultato, no, degli step di feature engineering, quando appunto stiamo costruendo i nostri modelli. Le feature vengono memorizzate e catalogate all'interno di uno storage gestito che è a due layer, quindi ha una parte che viene chiamata offline store. L'idea dell'offline store è memorizzare i dati, quindi le feature all'interno di questo store e condividerle per il training. Quindi potrei avere, diciamo, disaccoppiare lo step di data preparation e feature engineering dallo step di training, in modo, ad esempio, se stessi, che so, addestrando un modello con delle feature che riguardano i miei clienti, faccio un esempio, potrei partire dalle feature dei clienti e addestrare più modelli, lavorare in più progetti, anziché rigenerarle, ecco, ricostruirle ogni volta che debba iniziare un nuovo progetto. Quindi offline store per abilitare il riuso, il catalogo, ecco, delle feature, definire un catalogo di feature per il training, ma anche un online store. Quindi l'obiettivo dell'online store è invece accedere alle feature in real time a bassissima latenza. La cosa interessante è che questi due layer di storage vengono, come dire, tenuti sincronizzati automaticamente dal servizio. Quindi l'online store, ad esempio, può essere utilizzato durante il processo di inferenza, quando magari sto validando una transazione di una carta di credito, devo avere a bassissima latenza, magari sotto i 10 millisecondi, accesso alle feature di cui ho bisogno, appunto, per ottenere il risultato dal mio modello. Infine, visto che abbiamo parlato di MLOps, io ho già accennato alcuni di questi concetti precedentemente, voglio menzionare Amazon SageMaker Pipelines, che è un servizio che ci dà la possibilità di fare tre cose fondamentalmente. Da una parte, orchestrare il processo, il workflow di costruzione dei modelli di machine learning, quindi gli step di data processing, model training, model evaluation, eccetera, orchestrarli con un layer di orchestrazione che viene messo a disposizione proprio da SageMaker Pipelines, ci mette a disposizione un model registry che consente di fare versioning dei modelli, associare metadati ai vari modelli che abbiamo addestrato, proprio per poterli magari confrontare nel tempo e diciamo eventualmente fare rollback ad una versione precedente di un modello, qualora magari la versione successiva non si comporti come ci aspettiamo. E infine Amazon SageMaker Projects, che è una soluzione che abilita la CI/CD per il machine learning, andando ad integrare sia strumenti nativi AWS come AWS Code Build, AWS Code Pipeline e AWS Code Commit, come pure strumenti di terze parti. Quindi, ad esempio, di recente abbiamo rilasciato una integrazione con Jenkins, ad esempio, e GitHub per appunto per la CI/CD. Questo è un po' così una overview ecco, di quelle funzionalità più recenti che volevo condividere oggi. Grazie, grazie Giuseppe. Quindi sempre di più SageMaker va a coprire tutta la parte di processo del machine learning, proprio dal data wrangling, che hai accennato tu prima, il nuovo modulo rilasciato, che tra l'altro da giugno supporta anche Snowflake. Quindi siamo perfettamente in tema in questa chiacchierata di integrazione. E quindi dalla preparazione dei dati all'ingegnerizzazione delle feature, sempre di più quindi lascia il tempo al data scientist di dedicarsi davvero alla sperimentazione, all'approfondimento della scelta del modello migliore, e soprattutto poi della manutenzione del modello, quindi del data drifting, del tenere d'occhio il data drifting una volta che il modello è in produzione. E Lorenzo, anche a te la domanda che ho fatto a Giuseppe: vogliamo un po' sapere quali sono le novità, la roadmap di Snowflake per il prossimo futuro, e anche per le funzionalità più recenti che avete annunciato e che avete rilasciato. So che a giugno appunto avete fatto un summit in cui avete presentato un sacco di funzionalità di funzionalità interessanti, quindi se anche tu vuoi darci una panoramica di quello che è stato fatto in questo periodo. Certo, esattamente, grazie Fabio. Nei corridoi viene chiamata l'estate calda di Snowflake perché sono state effettivamente portate tantissime funzionalità
vanno ovviamente da quelle più base, no? Magari considerando la parte di performance sulla parte di core platform, piuttosto che il mondo un pochino più globale di quelli che sono i servizi, l'estensibilità di quello che è fondamentale sul concetto poi della data pipeline, no? Che è sempre di più quello che si va a cercare, e anche certi contenuti, diciamo, un pochino più prettamente relativi al mondo del, diciamo, del cloud. Io ne cito un paio, perché proprio anche personalmente credo che siano delle capability che possono fare la differenza sempre di più. Uno è relativo al mondo dell'estensibilità della data pipeline. C'è una funzionalità, come voi ben sapete, Snowflake nativamente va a operare, a gestire direttamente i file e i dati dei semi strutturati. È stato portato e implementato la componente di Automatic Schema Detection and Evolution, quindi una feature che sostanzialmente, diciamo, agevola sempre di più, e perché no, e non a caso lo cito qua, il lavoro anche del data scientist, no, che spesso va ad operare con tipologie di file che non sono prettamente, diciamo, strutturati, no? Vengo in mente Parquet Avro, ORC, no? Quindi queste tipologie di dati. Ecco, Snowflake è andato ad aiutare ulteriormente questo lavoro di preparazione. Va ad eseguire, diciamo, la detection dello schema automaticamente, e permette ancora più facilmente di portare, di immagazzinare il dato dentro le tabelle, no? E questo, secondo me, è abbastanza interessante a livello di estensibilità. L'altra componente molto molto valida a questo punto, come anche in questo caso arricchimento di quello che è sempre le soluzioni che vengono date mantenendo poi Snowflake come data hub, no? o come data cloud, si chiama, sempre per rimanere in tema, Snowpark. Sostanzialmente, che cos'è? È una nuova esperienza per gli sviluppatori, che va sostanzialmente a dare la possibilità di operare, sempre ovviamente di dati si parla, perché di base noi collezioniamo dati, ma attenzione, non nella via più comune, diciamo, a quelli che poi gestiscono i dati, agli amanti, diciamo, dei dati, che è SQL. Ricordo che noi, come Snowflake, siamo SQL ANSI standard, ma andando a portare delle capability ulteriori, che sono dei linguaggi programmatici. Ad oggi abbiamo Java, Scala e Python sta arrivando, è veramente, anzi forse qua già dietro alla porta da noi a livello temporale, per andare a fare cosa? Per andare a gestire direttamente magari casistiche un pochino complesse, magari a volte come soluzione portare via SQL, ma con linguaggi che sono, diciamo, programmatici, no? Come quelli che ho citato. Comodità ovviamente grandissima qual è? Che il dato non si muove. Quindi, rimanendo dentro, proprio anche fisicamente, al deployment, all'account di Snowflake, io posso andare a generare codice, eseguendo ovviamente la parte di l'utilizzo dei data frame, per eseguire, diciamo, una serie, risolvere una serie di problematiche. Grazie, grazie Lorenzo. Anche tu, come Giuseppe, hai messo tanta, tanta carne al fuoco, quindi un ultimo periodo di novità, di funzionalità da testare, da proporre anche ai processi e ai clienti che ce le chiedono. E speriamo che in questi pochi minuti di chiacchierata, vi abbiamo fatto un po' incuriosire. Se siete interessati a SageMaker, a Snowflake, come si integrano. E quali sono le potenzialità che possono fornire a un processo di MLOps, ma anche un processo di analisi dati? Vi aspettiamo il venerdì 24 settembre alle 11:30. Trovate, come ho detto prima, il link sotto i commenti di questo video o su LinkedIn. Quindi MLOps con il pilota automatico, SageMaker e Snowflake, un'integrazione da medaglia d'oro, perché da medaglia d'oro lo vedremo durante il webinar. Quindi ringrazio molto Lorenzo e Giuseppe per la disponibilità e vi aspettiamo venerdì 24. Grazie a te, a presto. Grazie, ciao a tutti.